popolo italiano, la Corte di Assise di Milano, prima sezione, visti gli articoli 533 e 535 del Codice Penale, intanto a tutti, secondo la Corte di Assise di Milano, per il caso di Paolo, offese dei reati ascritti, distrutti i reati di lesione di cui è capo il 22 limitatamente al primo intervento. 25, 27, 29, 30, 32 e 34 limitatamente i primi tre interventi. La condanna della fine dell'ergastolo con l'isolamento diurno per A Milano non c'è nessuna speranza. Hanno deciso di condannarlo nel 2008 all'ergastolo e l'hanno condannato. Evidentemente sono d'accordo, lo ripeto e lo sostengo. C'è qualche cosa sotto che vogliono nascondere, altrimenti come la perizia... Cosa dice? Cosa deve dire? Perché lui apparentemente sembra un uomo molto freddo, privo di sentimenti. No, i sentimenti ce li ha, solo che ha la dignità e non li fa vedere. Abbiamo ritenuto la possibilità che fuggisse concreta, la Corte evidentemente ha accolto la nostra prospettazione. Quindi vi è stata data un'ordinanza, avete notizie di un'ordinanza? È già stata eseguita. Ah, è stata eseguita? Sì. Dopo, immediatamente dopo la lettura del dispositivo, ovviamente. Quindi è già stato portato via? Sì. Buonasera. L'ipotesi è per il pericolo di fuga, ovviamente. È l'unica ipotesi che consente la misura dopo la condanna di primo grado, se vi è un concreto pericolo di fuga.